L'intervento di oggi si riferisce alla presentazione di un modello, la rete demenze dell'ASL di Modena, che è un modello integrato in cui abbiamo cercato di mettere insieme un modello di presa in carica completa del paziente e della sua famiglia, che prevede sia il coinvolgimento del territorio, quindi in primis della medicina generale, e poi di tutte le strutture che ci sono sul territorio, quindi il sistema delle cure intermedie e, terzo punto, l'ospedale. Quindi la persona con disturbi cognitivi viene intercettata dalla medicina generale, viene inviata al centro specialistico che interviene anche in urgenza se la famiglia ha un problema, e poi viene rinviato alla medicina generale che si occupa dell'assistenza. Abbiamo la possibilità di attivare l'assistenza domiciliare integrata, ma anche la possibilità, se c'è una fase di crisi, di ricoverare la persona per brevi periodi. Quindi è un sistema di continuità assistenziale dedicato al problema delle demenze e in modo particolare alla gestione dei disturbi del comportamento, che sono la vera emergenza delle demenze, legate essenzialmente al fatto che quando c'è questo momento di crisi la persona normalmente va in pronto soccorso in ospedale, spesso inappropriate. Quindi un sistema così strutturato permette di rispondere e di prevenire a queste situazioni.